Nel Medioevo le persone pensavano che le cipolle fossero talmente importanti che le usavano per pagarsi l'affitto. Ti consiglio vivamente di non provare a pagare il tuo affitto con qualche cipolla, ma quello che puoi fare è metterne una accanto al tuo letto di notte. C'è un vecchio trucchetto che risale al XVI secolo. In pratica, tagliavano una cipolla e la mettevano vicino al letto per alleviare la tosse. Dicono che aiuti persino ad alleviare il raffreddore e l'influenza. Un medico all'inizio del XX secolo la consigliava ai suoi pazienti, che sono rimasti in buona salute, mentre altre persone della zona si sono ammalate. L'idea deriva dalle proprietà antibatteriche nella cipolla, che presumibilmente assorbono l'aria sporca. La scienza non supporta più questa teoria, ma ci sono molte altre cose che puoi fare con una cipolla in camera da letto. Alcune persone usano le cipolle come uno strano disintossicante per i piedi. Taglia una cipolla a fette, metti una fetta sulla parte inferiore di ciascun piede e infilati i calzini per tenerle in posizione durante la notte. Sembra proprio che le cipolle abbiano il potere di purificare le tossine dal corpo attraverso i piedi. O forse di notte hai freddo ai piedi? Prova a strofinare un pezzo di cipolla cruda sulle dita dei piedi. Dovrebbe aumentare la circolazione sanguigna e riscaldare la zona. Poi indossa dei calzini comodi, mettiti sotto le coperte e lascia che la magia della cipolla faccia il suo effetto. Ok, che mi dici del diradamento dei capelli e dei punti calvi? Alcuni sono convinti che il succo di cipolla, più precisamente lo zolfo, aiuti a stimolare la crescita dei capelli e a rafforzare il cuoio capelluto. Questo stesso zolfo può anche aiutarti a curare una scottatura. Diciamo che non hai applicato la crema solare uniformemente. Allora prendi una cipolla, tagliala e applicala sulla zona interessata. Boom! Una bella soluzione per quando non hai il gel di aloe vera. Lo zolfo nelle cipolle promuove anche la produzione di collagene. Il collagene è un must per avere una pelle giovane e sana. Funziona come un palloncino sotto la pelle e solleva le rughe e le linee sottili. È presente in molti prodotti per la cura della pelle e sicuramente ce l'hai in cucina. Inoltre, le cipolle favoriscono il sonno. Contengono un amminoacido che agisce come sedativo naturale, riducendo anche lo stress. Se affetti una cipolla cruda e la tieni vicino al letto, puoi stare certo che avrai un sonno ristoratore e di sicuro nessuno ti verrà a disturbare. Le cipolle possono anche aiutarti ad addestrare il tuo animale domestico. Se hai un cucciolo o un gattino che ti fa a pezzi gli oggetti in giro per casa, ti basterà strofinare una cipolla nella zona interessata. Sia i cani che i gatti non sopportano l'odore e quindi non faranno più danni in quel luogo. E la cosa migliore è che puoi tenere lontane le zanzare di notte con solo una ciotola piena di fette di cipolla vicino al letto. Anche altri insetti come formiche, afidi e mosche eviteranno l'odore. Ecco qua, un repellente naturale ed efficace. E nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto e venissi punto da una zanzara, prendi una di quelle fette di cipolla dalla ciotola e strofinala sulla puntura. Le proprietà antinfiammatorie della cipolla aiuteranno a ridurre il prurito, il gonfiore e il bruciore. Ora un trucco davvero sorprendente. Questo pungente ortaggio può eliminare i cattivi odori, che si tratti di odori di muffa o di vernice fresca. Dopo un po', neutralizzerà anche il suo stesso odore. Le cipolle possono essere usate come detergente, basta tagliare una cipolla e strofinarla su una finestra sporca. Ricordatelo la prossima volta che finisci un detergente. E già che ci sei, usale su tutte le superfici di vetro in casa. Per ottenere risultati migliori dopo aver strofinato il vetro sporco con la fetta di cipolla, utilizza un composto realizzato con bicarbonato di sodio e acqua per neutralizzare eventuali odori. L'ultimo passaggio, rimuovi eventuali aloni con un vecchio giornale. Le cipolle possono anche eliminare i segni di bruciatura sul ferro da stiro. Tutto quello che devi fare è tagliare una cipolla e applicarla sul ferro e i segni svaniranno gradualmente. Visto che siamo in tema, se il telaio del tuo letto è fatto di metallo o se hai un qualsiasi altro oggetto metallico che ha dei segni di ruggine, applicaci una fetta di cipolla. Lasciala agire per alcuni secondi, siediti e guarda mentre la ruggine scompare magicamente. Oh oh, guarda in basso, le tue scarpe sono sporche. Vai avanti e taglia una cipolla cruda e strofinala sulle scarpe. Rimuoverà facilmente le macchie di fango e di erba. Utilizza un panno umido per rimuovere i residui di cipolla. Ok, sembra che le cipolle siano un toccasana per qualsiasi problema domestico, ma non esistono solo loro. La tua cucina è piena di cose che renderanno le tue faccende domestiche un gioco da ragazzi. Alcune persone tengono le foglie di menta, non solo nella camera da letto, ma in tutta casa, per tenere lontani i topi. Le fette di cetriolo sono popolari come rimedio per gli occhi stanchi, ma la buccia di cetriolo funge anche da deterrente per le formiche. E ora il mio preferito. Usa l'aglio per tenere lontani i ragni. Il modo migliore per farlo è creare uno spray fatto in casa.
Gli insetti con le antenne sono un vero incubo. Se infestano la camera da letto, possono danneggiare i vestiti, la moquette e le tende. Per evitare questo casino, versaci della cannella. Lo stesso vale per le tarme. E quando hai un esame importante o una riunione d'affari, portati un po' di cannella. Mastica una stecca di cannella mentre studi o se devi memorizzare un discorso. Ti aiuterà a immagazzinare meglio le informazioni. E se ti trovi faccia a faccia con uno scarafaggio, devi agire in fretta. Distribuisci alcune foglie di alloro nella stanza. Gli scarafaggi non ne sopportano l'odore. Funziona ancora meglio se le schiacci, poiché l'aroma si diffonderà. L'odore delle foglie di menta tritate e alcuni spicchi d'aglio crudo libererà la tua casa da questi ospiti indesiderati. Quando si tratta di pulire gli oggetti, le scorze di limone, proprio come le cipolle, sono ottime. Puoi lucidare l'ottone, il rame e qualsiasi metallo non ferroso e saranno di nuovo belli lucidi. A proposito, se hai finito il lucido per le scarpe, strofina la parte polposa di una buccia di banana sulle scarpe. Funziona allo stesso modo. La buccia può essere anche utilizzata per lucidare le piante d'appartamento, donando maggiore lucentezza. Ed ecco un altro ottimo consiglio per gli amanti delle piante. Non buttare via le bustine di tè usate. Rimuovi le foglie dalla bustina e cospargile nel terriccio. I fondi del tè agiscono come un fertilizzante naturale. Masticare erbe fresche fa miracoli per l'alito. Ecco perché molte persone tengono dei rametti di prezzemolo, menta, rosmarino o dragoncello vicino al letto. Puoi eliminare l'alito cattivo ancora prima di mettere i piedi per terra. Se hai i pori dilatati, taglia un pomodoro a metà e strofina la polpa sul viso. Lascialo agire per 15 minuti e poi lavati il viso. Oltre a minimizzare i pori, il pomodoro è anche un illuminante naturale perché contiene molta vitamina C. Alcuni studi hanno dimostrato che il linalolo nelle piante di basilico aiuta a migliorare l'umore. I rametti di rosmarino sono utili se messi vicino al letto per combattere l'insonnia e per rilassarsi. Ed ecco qualcosa di strano, come se fosse una novità. Fa bollire delle bucce di patate per 20 minuti e puoi creare una tinta naturale per i capelli. Può aiutare a mascherare il grigio oppure può servire per dare ai tuoi capelli un po' di lucentezza. Assicurati solo che l'acqua sia fredda prima di versarla in testa. Aia! Le fette di patate crude aiutano a sbiadire le occhiaie. La vitamina C e la niacina, contenute nella patata, hanno effetti schiarenti sulla pelle. Alcune persone tengono una mela sempre sul comodino e non sorprende perché l'odore delle mele verdi aiuta ad alleviare il mal di testa. Ed eccona una divertente. La prossima volta che farai i crunch o le flessioni, tieni una mela tra le ginocchia. In questo modo, mentre alleni gli addominali, lavorerai anche i muscoli dell'interno coscia. Oppure, se sei come me e l'esercizio fisico non fa per te, ecco un progetto fai da te divertente. Svuota il centro di una mela e usala come portacandele. Può essere una bella decorazione autunnale, almeno finché non marcisce.